a tutti ragazzi, io sono Kendall e bentornati in un nuovissimo video della Bosscraft, l'unica serie dove indosso un elmetto che mi trasforma in una mosca. Togliamolo perché è veramente brutto esteticamente, ma è molto forte. Infatti nello scorso episodio mi avete dato tantissimi consigli nei commenti e mi avete spiegato che sto martellone gigante che ho trovato dallo scorso boss in realtà è OP. E adesso ve ne darò una dimostrazione. Allora, non voglio ammazzare tutti, quindi cerchiamo di stare un po' a distanza. Ma siete pronti? 3, 2, 1... Boom! Oddio! Ha fatto un terremoto gigante! Cioè, pazzesco, veramente pazzesco. Inoltre, mi avete detto che questa non è l'arma più potente che si può trovare. C'è anche questo. Dov'è? Eccolo qua. Il Void Forge che si trova nell'End. Perché sì, a quanto pare esiste un boss anche dell'End, oltre all'Ender Dragon. Ma la più potente di tutti è la spada inceneritrice. Questa qua. L'inceneritore. Che per farla servono due lingotti di Ignitium. Il problema è che questi lingotti te li droppa soltanto il boss. E a detta vostra, quello è il boss più forte di tutta la serie. Mi avete letteralmente detto non sei ancora pronto. Cioè, nonostante io abbia l'elmetto OP, l'armatura comunque è abbastanza discreta, un'ottima spada, un'ottima arma, oltre che un'ottima spada, non sono ancora pronto. Quindi neanche con le pozioni di forza e di rigenerazione. E infatti mi è venuto in mente che molto probabilmente per sconfiggere questi boss avrò bisogno di mele d'oro OP, perché io al momento sono pieno di oro. Mi basterebbe tagliare un po' di alberi e mi riempirei di mele d'oro, ma ho come l'impressione che non siano sufficienti. Beh, allora, innanzitutto andiamo veramente adesso a tagliare un po' di alberi, perché le mele le voglio. Però, dicevo, ho come l'impressione che non siano sufficienti le mele d'oro normali, e quindi quest'oggi volevo andare alla ricerca delle mele d'oro OP. Sappiamo bene, infatti, che si trovano... dove si trovano? Si trovano nelle piramidi del deserto, nelle Ancient City, nei vari dungeon. E ho come l'impressione che me ne servirà una scorta di almeno una decina. Avete capito bene, ragazzi? Sì. Inoltre, quest'oggi vorrei trovare il portale dell'End, perché ci abbiamo gli occhi, ci abbiamo le enderpearl. Lo dobbiamo uccidere prima o poi, ma tanto non credo sia un problema. Ce l'ammazzo in 2 secondi con sto martellone. Quindi quest'oggi abbiamo tante cose da fare in vista del prossimo combattimento contro il boss. Prima di tutto andiamo a dormire perché bisogna riposarsi ogni tanto. Ok, allora, questo lo mettiamo qua, che tanto non mi serve a nulla. Ecco, qua abbiamo appunto le ender per fare gli ender eye, così almeno cerchiamo di capire più o meno dove si trova il portale. Quindi lanciamone uno. Io sono abbastanza vicino allo spawn. Ah, da quella parte? Interessante. Ok. Quindi mentre andiamo alla ricerca del portale dell'end, esploriamo un po' di dungeon. Mi piacerebbe ricombattere contro quel wither robotico all'interno della fabbrica. Il problema è che per risvegliarlo di nuovo ho bisogno, ancora una volta, della stella del Nether. Quindi dovrei andare a cercare di nuovo le teste di wither, ucciderlo e così via. Non so se ne vale la pena, sinceramente. Invece, il golem gigante del Nether, quello devo dire che è stato abbastanza interessante. Mi ha dato degli ottimi drop. L'elmetto, questo martellone. Quindi chissà, magari uccidendolo di nuovo mi dà degli altri drop. Allora, innanzitutto sradicando tutti questi alberi dovrebbe darmi un bel po' di mele. Tra l'altro mi avete spiegato che esistono gli occhi per trovare i dungeon, questi qua. Ma io non ne ho avuto bisogno perché i dungeon li ho sempre trovati semplicemente girando. Cioè addirittura quello del Nether lo avevo proprio sotto il portale. Però molto probabilmente per gli altri ne avremo bisogno. Quindi resta da uccidere il boss delle fiamme, il boss del Void e il boss dell'abisso. Credetemi se vi dico che ho paura. Cioè quei due che abbiamo sconfitto fino ad ora non erano niente al confronto, secondo me. A carne direi che ci siamo. Questo lo mettiamo qua. Sono pronto. Ah no, aspetta. Mi avete detto tutti quanti di ripararmi l'armatura. Chissà se posso usare questo. No, non posso usare quello, ok. Me la riparo qua. Oppure me la rifaccio. Perché tanto fire protection. No, me la rifaccio. Me la rifaccio. Sì. Armatura nuova. Voilà. Tanto oggi dei diamanti li troveremo sicuramente. No, aspetta, mi servono i lapislazzuli. Mannaggia, ogni volta. Ok. Speriamo che mi esca un bel protection, ragazzi. Perché ho solo 30 livelli in realtà. Unbreaking 3. Potrebbe uscirci protection, ragazzi. Ricordatevi che nello scorso episodio mi era uscito looting 3 e poi il gioco mi ha premiato con tutta sta bellezza. Quindi speriamo. No. Protezione dalle esplosioni. Non me ne faccio nulla. Vabbè, dai. Potrei fare così e disincantarla, però non ho 30 livelli, quindi al momento non ne vale la pena. Facciamo che utilizzo quella nuova, quella vecchia la mettiamo qua da parte, e appena faccio 30 livelli di nuovo le unisco e provo a rincantarla, dai. Allora, gli occhi ci hanno detto che dobbiamo andare da quella parte.
Però aspetta, voglio la mia fidata barchetta, dov'è? Eccola qua. Tanto poi al mio ritorno tecnicamente le mele dovrebbero essere già per terra, tutte quante droppate. Come vi dicevo, obiettivo di oggi, cercare di equipaggiarci ancora meglio di così. Quindi con tantissime mele d'oro OP incantate e possibilmente trovare anche degli altri diamanti per farsi un'altra corazza ancora. Secondo me questa non mi basta. Vi giuro, ho l'impressione che al prossimo boss mi si rompe tutta e fin quando non trovo mending è un problema. Però se quest'oggi dovessimo trovare le Ancient City potremmo trovare anche mending. Allora vediamo, dove andare adesso, fammi vedere. Ancora da quella parte, quindi sempre dritto, ti prego non ti rompere. Si è rotto, te pareva, perfetto. Vabbè, tanto ragazzi, quest'oggi non dobbiamo uccidere il drago, dobbiamo trovare soltanto la stronghold, quindi il portale. Inoltre mi sono accorto che ci sono anche delle altre armi, tipo la tame. Come cavolo si ottiene questa? Oppure il gauntlet del guardiano, il guanto del guardiano. Boh, l'elmo di Ignitium, mamma mia, cioè io non vedo l'ora, ve lo giuro. E non vedo l'ora di affrontare il boss più forte, anche se probabilmente mi porterà alla morte. Allora, se trovassimo... Oh, bella la foresta con gli alberi giganti, da un botto che non la vedevo. Allora, se trovassimo, dicevo, la Stronghold vicino a un Ancient City, sarebbe proprio 10 e lode, il top del top. Lanciamone un'altra, aspetta, vai. Sempre dritto, perché ho come l'impressione che siamo lontanissimi dal portale. Ma dai, si è rotto pure questo, oh, ma che sfortuna. Ah no, eccolo. Fermi tutti. Ci abbiamo un bellissimo albero di Lush Caves. Tecnicamente qua sotto ci dovrebbero essere le cavernozze, giusto? Allora, vediamo, vediamo, diamo un'occhiata. Scendi, 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 vedi di non farti male, Kendall. Perché non la sto trovando? Ma sotto l'albero non c'era sempre garantita al 100% la caverna? Mi sa di no. Vabbè, continuiamo per la nostra esplorazione. Ok, che dite? Ne lancio un altro? Aspetta, che sennò qua si perde in mezzo agli alberi, quindi facciamo così. Ok, sempre dritto ancora. Va bene. Beh, il top sarebbe se trovassimo anche una bellissima piramide del deserto con una mela d'oro OP al suo interno. Non sarebbe male. 10. Me ne servono soltanto 10. Sono abbastanza sicuro che con 10 mele d'oro OP posso sconfiggere qualsiasi boss. Ok, qua il bioma cambia radicalmente. Proviamo a lanciarne un altro. Oh, attenzione, siamo vicini, siamo vicini. Mi sa che tra non molto iniziamo a scavarci sotto i piedi. Proviamo a lanciarne un altro. Ok, l'abbiamo trovato, perfetto. Dovrebbe essere qua tecnicamente, però c'è l'acqua, che fastidio. Ah, vediamo scendendo pian piano. Spero ovviamente che la Stronghold sia uguale a quella di Minecraft Vanilla. Cioè non so se ci sono tipo nuovi mostri o nuove stanze, non lo so. Ma non credo, dovrebbe essere normale. Guarda come scava bene sto piccone. Piazziamo una torcia che si sta facendo notte e scendiamo. Oh, eccolo qua, perfetto. Allora, adesso non ci resta che... Ok, uno slime. Dicevo, adesso non ci resta che individuare il portale. Mele, perfetto, proprio quello che mi servivano. Se non vi dispiace vorrei le mele d'oro OP. Ah, qua siamo incastrati in una Lush Cave. Quindi c'era Lush Cave effettivamente. Allora, da questa parte non ci devo più andare. Di qua direi neanche. Proviamo di qua. Oddio, no, devo stare attento. Mi è preso un colpo. Mi è preso un colpo. Cesta, un'altra mela. Oh, libreria. Oh, speriamo di avere fortuna. Sì, vabbè, non mi serve a niente, però ok. Dai, 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 dammi dei libri OP. Sono venuto qua proprio per questo. Li devo potenziare. Fire protection. Feather falling, va bene, dai. Feather falling, diciamo che può anche andare bene. Tanto prima o poi ci servirà sicuramente. Anche perché se c'è qualche boss che per caso mi dà knockback e mi fa volare in aria, è sempre meglio avere feather falling. Dov'è l'altra adesso, però? Aspetta. È di qua? No, ce ne sono due, no? Di biblioteche. Scendiamo. Sarà qua sotto. Eccola. Ok, ti prego, ti prego. Multishot. Che schifo. Vabbè, lo prendiamo. Non sto avendo tanta fortuna, eh. Ma scusa, la seconda cesta dov'è? Non ci sono le scale. What? Mi hanno scammato. No, ce n'è solo una in questa? Ma dai, sono stato scammato. Vabbè, pazienza. Tanto dopo dobbiamo cercare anche le Ancient City. Ah, qua c'è un'altra cesta però. Inutile. Oh, ok. Ecco qua il benedetto portale. Voi Silverfish adesso morirete. Oh, ci sono anche degli occhi inseriti, quindi tecnicamente posso già entrare in realtà. Che dite, lo faccio? In realtà sono venuto per trovare materiali OP e qualcosa da utilizzare per equipaggiarmi meglio. Però, già che ci sono ragazzi, perché no? Sono ben equipaggiato. Andiamo ad ammazzare il drago. Ok, allora, ricordiamoci che siamo in un mondo moddato. Quindi io non so bene in realtà se le cose sono diverse dalla normalità di Minecraft o no. Non credo. Posso uccidere gli Enderman così? No, non gli faccio abbastanza danno, però... Quasi. Muori.
E muori. Allora, con questa poca legna che mi è rimasta, mi faccio subito delle mele d'oro, visto che ho portato l'oro dietro con me e ci abbiamo trovato anche delle mele. Perfetto, c'ho le pozioni di forza. Io direi di andare a uccidere il drago. Anche perché, per trovare il prossimo boss, dovremo fare quest'occhio qui. Quindi dobbiamo per forza entrare all'interno dell'Ancient City. Drago! Ti sono mancato? Sono io, Kendall, il tuo peggior nemico. Ok, allora, distruggiamo le torrette. Meno una, meno due, meno tre, mira perfetta. Meno quattro, ai, mi fa male, il suo sputo schifoso. Pacca anche quella, top. Lì ci arrivo? Vediamo? No. Ok, allora, ho bisogno di blocchi. Per fortuna ci abbiamo un buon piccone. Quindi, dopo aver ucciso il drago, intanto ci prenderemo tutti i suoi livelli per incantarci al massimo del massimo. Ma soprattutto potremo entrare nell'End City in modo da creare il nuovo occhio, l'occhio del Void, che ci porterà dal prossimo boss. Bene, bene, bene. È tutto calcolato. Va tutto secondo i piani. Adesso distruggiamo questo. No, non ti volevo guardare. Muori, muori, muori e muori. Chissà quanto danno fa il mio martello al drago. No, oh, oh, oh! Ecco perché servirebbe Feather Falling. Maledetto draghetto. Come ti sei permesso? Guarda che il cristallo lo posso rompere anche da qua. Non mi serve salire. Infatti, così impari, cretino. Fa troppo strano uccidere il drago con gli oggetti moddati. Poverino, non ha speranze. Ok, distrutto. Distruggiamo anche quello. Boom, e anche quello. E abbiamo finito, credo. Oh, no. Oh, oh, perfetto. No, ce n'è ancora un altro. Vediamo se riesco a prenderlo da qua. No, un po' più in su, così. E ti togli dalle scatole, drago. Ok, distrutto. Ce n'è ancora un altro però lassù. Molto bene. A noi due, draghetto. Proviamoci la pozione di forza e iniziamo a sfrecciarlo un po'. No, è troppo in alto. Non riesco a prenderlo. Oh, sta per scendere. Ok, è arrivato il momento di provare il martellozzo. Pronti, ragazzi? Allora, prima di tutto gli voglio dare un colpo in testa. Boom. Proviamo con questo. Non gli tolgo molto in realtà. È OP come arma, ma non fa tanto tanto male al drago. Vabbè, fin quando lo continuiamo ad attaccare da qua dentro, non dovrebbe essere un problema. Vai. Aspetta, mettiamo delle ender pearl qua vicine, che non si sa mai. Sta per scendere di nuovo, vediamo se lo riesco a prendere. Ok, dai. Adesso proviamo con la spada. Boom. Fa più o meno lo stesso danno del martello. Un altro paio di frecce e dovrebbe morire appena si alza. Wow. Ok, ender pearl giù. Perfetto, ottimo salvataggio, Kendall. E adesso si va di arco e frecce, vai. Non hai speranze contro un imperatore, stupidi. No, ho finito le frecce, mannaggia. Aspetta, ma io c'ho questo. Ti immagini riesco... No, è troppo lento, non lo posso mai prendere. No, 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 non ce la farò mai. Non ce la farò mai. A meno che riesco a prevedere la sua traiettoria. Nah, se l'hai mangiato, non gli ho fatto nulla. Calmati, drago. Ci penso io a darti una lezione adesso. E addio. Oh. Sayonara. Vabbè ragazzi, uccidere l'Ender Dragon con queste armi e st'armatura è fin troppo semplice. Ora, tutti questi livelli li utilizzeremo per incantarci ancora di più. Inoltre si è aperto il portale per l'End City. Però direi di non rischiare, al momento non ci andiamo, ci andremo nel prossimo episodio. Questo doveva finire, lo voglio, eccolo. Facciamo così, voilà, uovo mio. Ok, ragazzi, non male, abbiamo già sconfitto il drago. Ma non abbiamo ancora finito con i boss, perché ce ne sono tanti altri. A questo punto io ne approfitterei per unire questi due. Tanto, ripeto, ho 69 livelli, quindi hai voglia, no? Mi posso fare anche altri due set d'armatura, praticamente. E ti prego, Fire Protection 4. Mamma mia, è maledetta sta armatura. Vabbè, fa niente. Ragazzi, nel prossimo episodio cercheremo di prendere tante altre mele d'oro OP e proveremo a utilizzare l'occhio del Void per trovare il nuovo boss. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!